Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la decima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui la Bacci Immobiliare in maglia bianca ospita l'Atletico Fiumicino in maglia rosso-blu. I padroni di casa che vogliono uscire dai fanghi retrocessione, l'Atletico Fiumicino invece che vuole dare una svolta al proprio campionato puntando alle prime posizioni. E Tombesi, Tordella in porta, come dicevamo, con l'otto Troccoli. Tordella qui lascia colpevolmente però il primo pallone in area di rigore, c'è il vantaggio immediato dell'Atletico Fiumicino, nemmeno un minuto sul cronometro, i ragazzi di Mastropietro sono già in vantaggio dalle parti appunto di Dupachy. Qui Paresce prova subito a sistemare le cose, l'Atletico Fiumicino lascia lì il pallone, Tombesi non perdona assolutamente, botta e risposta all'inizio, 1-1 Bacci. Applaudono comunque dalla panchina, ancora negli occhi, hanno la prestazione con 6 reti, mentre nel frattempo c'è una grandissima sponda di Paresce. Arriva Tombesi che non calcia al volo, aspetta il rimorchio, poi D'Arpino, tira D'Arpino, deviazione di fronte alla porta di Daniele Placido, è 2-1, Bacci Immobiliare, rimonta completata. Rimonta per ora completata dalla Bacci Immobiliare, ma è una gara che promette naturalmente altre reti. Infatti ecco Maramao entrare in area di rigore, Maramao salta tutti, la mette alle spalle di Tordella, il festival del gol continua, siamo al decimo minuto, già 2-2. Vedono Maramao scattare sulla fascia, arriva fino in fondo, prova un assist, la Bacci riesce a coprire, la palla rimane lì però, è regalata al limite dell'area, non può davvero sbagliare il numero 15 dell'Atletico Fiumicino, è il gol di Federico Ferri, 2-3. Dall'Armio Maramao, dall'Armio a giro, sopra la barriera, una grande idea, non lontanissima dalla traversa. Colpetto, se la giusta sul mancino e Gizzi la lascia lì. C'è carica sul portiere. Mite ancora Balestreri, Dall'Armi. Il destro di Dall'Armi, Tordella e poi in qualche modo si salva Bacci. Atletico Fiumicino che attacca, lunghissimo lancio, destro al volo. Aveva tentato di far venire giù la Stella Azzurra Maramao. Balestreri, buon cross pilotato dentro, attenta alla difesa di Dupachy, quindi Tombesi, ottimo lancio e dall'altra parte uno che di gol d'autore se ne intende, ne fa un altro dei suoi, Enrico Paresce al volo sotto l'incrocio, 3-3 Bacci. Ma invece per essere staccata nel punteggio, ora ancora attenzione al limite, tiro rimpallato, il pallone rimane lì, nuovo vantaggio Atletico Fiumicino, 4-3, è una partita che regala reti in continuazione. Postazione, Edoardo Dall'Armi, occhio ancora a Dall'Armi, il tiro ed è rete, la palla è entrata per uscire poi dall'altra parte, 5-3 Atletico Fiumicino. Giorno della Lega, Caponitti, passaggio di prima in avanti per Placido, che parata di Egizi che va giù in una frazione di secondo. Palla persa malamente da Bacci Immobiliare sulla propria tre quarti, non perdona Balestreri, 6-3 Atletico Fiumicino. Anticipo come un falco, poi va in verticale anche lui, troppo docile, allora Balestreri, a spazio Balestreri che ha segnato poco fa il gol del 6-3, se la porta ancora in avanti, entra in area, l'assist e il sinistro di Maramao che non perdona, doppietta e 7-3. In verticale ma non ci sono compagni. Lì in mezzo all'area di rigore, nessun alleato per Bacci, ne cerca da quest'altra parte Maramao che invece poi si mette in proprio fino al gol dell'8-3 personale, è la tripletta di un ritrovato Maramao. Compagno, sempre lui in possesso, con l'esterno a gran visione nell'andare a destra, vuole poi raccogliere l'invito, lo fanno per lui, chiude l'azione, ancora Marco Maramao, poker per il numero 11 dell'Atletico Fiumicino, 9-3. Che sul retropassaggio arriva il triplice fischio del direttore di gara, vittoria 9-3 per l'Atletico Fiumicino sulla Bacci Immobiliare che è rimasta in gara solo grazie a un gran primo tempo, poi hanno dilagato Maramao e compagni fino a un risultato comunque troppo pesante per quelli di Dupachy.